Oggi parliamo di un libretto del Settecento un po' particolare di Jacques Casotto che ho nominato qualche video fa e parliamo del Diavolo innamorato, un titolo che già vi dice tutto. Qualche volta fa abbiamo parlato del Signore di Parigi di Alexander Lerner Tollenia e che ruota, l'ispirazione ruota attorno a una profezia fatta da un certo personaggio. Oggi parliamo di questo personaggio e della sua opera più famosa, cioè il Diavolo innamorato. Nel botta e risposta di quella serata nella quale Jacques Cazot avrebbe fatto quella profezia sulla Rivoluzione francese, gli astanti, per sminuire la profezia medesima, dicono: ma lui ha una fervida immaginazione, non per nulla è l'autore del Diavolo innamorato, che è un titolo molto particolare, no? Jacques Cazot, con questa sua la fervida immaginazione ce l'aveva veramente, perché nel 1772 pare che così di getto, in una giornata sola, abbia scritto Il Diavolo innamorato, che è la sua opera più famosa. È un sogno, insomma, un'opera buffa per certi versi, surreale, irreale, ma che parlando di negromanzie, evocazione di demoni infernali e amenità del genere, tutto trattato in maniera buffa, ironica e leggera, inventa una storia in cui per una volta a innamorarsi è una demonietta. Per l'esattezza, di nome Biondetta, scusate la rima, che si mette al servizio di questo giovane spagnolo, Don Alvaro, un nobile originario dell'Estremadura. La narrazione è in prima persona: lui ha 25 anni, è capitano delle guardie del re di Napoli e tra commilitoni si ride, si scherza, si mangia, si beve e salta fuori che uno di loro, più anziano, conosce dei necromanti e lui stesso è capace di evocare gli spiriti maligni. La scena dell'evocazione, che si svolge a portici tra rovine, decadenti e desolazione, viene evocato il demonio, ma in maniera abbastanza comica. Assume varie forme, tra le quali quella di un cagnolino e di un paggio, e poi si rivela come una dolce fanciulla, apparentemente, che cercherà di sedurre lo spagnolo in tutti i modi. Seguono vicende da un lato umoristico, dall'altro un po' tragico, in un vortice piuttosto coinvolgente di situazioni in cui lo sventurato finisce per invaghirsi a sua volta della demonietta. Molta dell'azione si svolge a Venezia durante il carnevale, quindi ambientazioni ricche di dettagli. Lei gli risolve problemi economici, debiti di gioco, poi viene quasi ammazzata da una che è gelosa di lei, che all'inizio sembra che faccia il paggio, poi in realtà si capisce che non è un paggio, perché lei si finge un paggio per non dare scandalo a lui, ma in realtà lo scandalo è tutto verso l'esterno, perché verso l'interno i problemi non ci sono. Il problema è che lui ha una morale molto alta e vuole sposarla prima, no? Nonostante i reiterati tentativi di seduzione operati da Biondetta, lui non cede mai, perché ci tiene all'onore. La cosa divertente è che fa un po' ridere, che lui tiene più all'onore che al fatto di unirsi a un demonio. Vabbè, comunque prima vuole sposarsi, vuole avere la benedizione di sua madre in Spagna e infatti a un certo punto c'è questo viaggio fino in Spagna dove la vicenda si conclude. In un modo anche un po' strano, come se Casotto avesse voluto chiudere in fretta con una morale subito pronta, fatta, finita. Questo si spiega considerando che, se si va a leggere la storia, Casotto aveva in mente un seguito per questa storia che poi però non ho capito quale ragione non scrive. Riuscirà Don Alvaro a resistere alle grazie di Biondetta? No, non ve lo dico, voi dovete leggere il libro Diavolo innamorato. La cosa bella di questo racconto è che è stato importante nel panorama letterario francese perché contiene una serie di elementi che poi diventeranno comuni, verranno usati da altri autori nella letteratura fantastica, nella letteratura gotica. Intanto vi butto lì che tra le molte ispirazioni a cui attinse Per essere verte nel Club du Mat, di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, c'è anche questa operetta, Il Diavolo innamorato, cioè quel misterioso personaggio femminile che è sempre dietro a corso al protagonista, al detective dei libri, è un pochino ispirato anche, è abbastanza evidente, al Diavolo innamorato di Casotto, tra le altre cose. Poi, vabbè, là è tutta una cosa molto più sottile, è stato scritto leggermente più di recente. Comunque, nel Diavolo innamorato è tutto gestito con grande ironia e, come dicevo, c'è anche una morale precisa alla fine. Casotto è uno scrittore in realtà dilettante, non faceva quello di mestiere, faceva il funzionario amministrativo nella Marina della Martinica, figuriamoci, no? Poi tutto
torna a Parigi, in patria, torna a Parigi nel momento peggiore in assoluto, quando sta per scatenarsi il terrore, torna nel 92, viene imprigionato con delle accuse che poi non si capisce se sono vere o false, eccetera. E come De La Harpe tramanda, quella esecuzione capitale se l'è profetizzata da sola, secondo quello che abbiamo letto nel romanzetto di Lerner Tollegna di cui abbiamo parlato recentemente. Alla prossima storia!